City Report. Cari amici, mese di maggio, Milano, ci ritroviamo per farvi vedere un avanzamento lavori che forse è la via definitiva. Siamo al QT8, al mercato comunale di Via Esernia, con le immagini di Paolo Rusconi. Partiamo. E questa era un'altra area molto controversa, sotto dove venivano i pernotti, quindi nella parte grigia che vedete sopra, c'era questa area grigliata. Come vedete ancora le sbarre in molti punti sono ancora divelte, tranne quella che è stata proprio aperta per fare i lavori. E qui sotto veniva un po' di tutto, veniva lasciata merce rubata, si pernottava, ci tenevano anche dei cani per un periodo, quindi è successo veramente di tutto in questi ultimi 5 anni qua sotto. Adesso anche qui vederla vuota è un bel passo in avanti, speriamo per il futuro. Proseguiamo? I senza tetto di Milano, le persone senza fissa di Milano, come hanno passato il periodo Covid? Questo è il retro del mercato comunale, qui c'è il parco giochi dei bambini. Coperte, maglioni anche da donna, guarda. Incredibile. Questo è un altro sotterraneo che viene usato per defecarci, eccetera. Ci sono anche delle mutande stese. Proseguiamo, cari amici, questo tour di questa favela alle spalle di un quartiere elegante come il QT8, il mercato comunale del comune di Milano. Guardate dove si stendono i panni, ma soprattutto dove si nascondono le scarpe per non farsele rubare, quelle che non si usano. Ecco, giusto perché noi siamo oggettivi, non abbiamo partito e quindi possiamo dire quello che vogliamo alla faccia di tutti quelli che invece sono ingabbiati e sono yes men. Questa è l'ultima confezione che abbiamo trovato qua dentro. Guardate che data è. 11 luglio 2020, da consumare entro il 12 luglio 2020. Ops, ma che stranezza. E oggi è stato quasi tutto sgomberato in questa maniera, con le porte addirittura saldate. E non si poteva fare prima? Vergognatevi, sinistra, destra, tutto, la giunta di Milano e anche l'opposizione. Andiamo avanti. Stiamo continuando, cari amici di City Report. Vi ricordate qui che c'erano tende, materassi, eccetera? Adesso è rimasto il minimo necessario, diciamo, per superare la situazione che domani si verrà a verificare, cioè i politici che verranno a dire qui: oh, ma che degrado, che schifezza, oh, ma quante cose che non vanno. Guardate lì, abbiamo addirittura le scarpe della Lacoste, molte più dell'altra volta, ti ricordi, Paolo? Sì, l'altra volta c'era un paio solo. E questo sta a significare tanto. La mia non è una contestazione, credetemi, a un partito, è una protesta verso tutto il sistema che funziona così. E lo sappiamo perché vanno male, prendono ordini di scuderia dall'alto, abbiamo nelle zone gente che fa chissà che cosa anche nei municipi, e i doppi, tripli incarichi che li portano a fare più campagna elettorale che amministrazione a Milano, perché qui bisogna sapere amministrare Milano. Non serviva politica per dire che queste situazioni non devono succedere, non ci devono essere clandestini, criminali, gente senza nome all'interno delle strutture comunali, perché poi l'abbiamo visto cosa succede. Eccoci rientrati, cari amici, siamo all'interno del QT8, nel pezzo che è privo di messa in sicurezza, e come potete vedere non c'è nessuno, è tutto pulito, tutto in sicurezza, come negli slogan e nelle parole di quelli che ci avevano promesso tanto l'ultima volta, quando c'era stato il famoso stupro alla donna. Cari amici, come potete vedere, qui addirittura è stata divelta la grata, guardate, e anche sotto si può di nuovo rientrare. Nel mentre abbiamo una persona che dorme lì nell'angolo, non è l'unico, sono in tanti. Thank you.
E sul lato sinistro, arrivando sul frontale del mercato, addirittura troviamo, guardate, la grata è stata sollevata, staccata, le porte sotto sono aperte, pericolosissima, non c'è un cartello di divieto d'ingresso per i bambini che vanno a giocare al parco, non c'è nessun segnale, ma vi sembra una cosa normale questa? Proseguiamo ancora, e questa qua non è da poco che è qui, guarda qua, c'è addirittura un preservativo dentro, guarda, preservativo, foglie. Seguiamo il nostro giro, anche questa grata è molto pericolosa, guardate come è sollevata da terra. E per ricordarci dove siamo, soprattutto che sono riprese anche le attività economiche, quelle normali, questa è l'insegna del mercato comunale. Seguimi un attimo Paolo che facciamo una cosa. Addirittura ci sono dei sacchetti chiusi con dentro chissà che cosa, e per terra la striscia della polizia locale che dice di non venire qui, come se bastasse ciò. In realtà la situazione è ben peggiore, guardate qui, bottiglie di alcol in giro così, quante pulizie che stanno facendo, l'avete visto che pulizia fa sta gente in giro? Qui c'era la famosa grata, poi ritorniamo un attimino indietro perché vi devo far vedere un'altra cosa che vi ho fatto vedere l'altra volta. Avete visto? Almeno questa denuncia che abbiamo fatto insieme a Simone Sollazzo, che ha presentato un'interrogazione in comune, è servita, perché qua c'era una trappola aperta, questa gente entrava da qui, aveva sollevato la grata, guardate i filmati di City Report, lo vedrete, è stato messo il nastro ed è stata chiusa. Poi chissà se è chiuso anche sotto, avrà saldato? Ma da qui non possiamo vederlo. Frank? Beh, cari amici, come potete vedere abbiamo trovato qualcuno che non era molto contento di farsi riprendere qui, poi vedrete delle immagini di Paolo Rusconi, ma siamo sempre al mercato comune che diventerà CESVA. Nel frattempo, nella seconda uscita, per non dire terza, di questa messa in sicurezza fatta molto brillantemente, troviamo Paolo, guarda, altro pernotto, altri vasi, altre situazioni. Insomma, che dire, abbiamo dei seri dubbi su questa situazione. Il nostro Frank sta continuando nel frattempo a riprendere la parte dove c'erano i signori un po' arrabbiati di colore, e ci avviamo verso l'uscita. Come avete visto, sotto, sopra, tutto occupato un'altra volta. Cos'è servita questa bellissima cancellata? A nulla. Andiamo. Proseguiamo, siamo sul lato sinistro frontale, sempre del mercato comunale, e guardate qui cos'è successo. Tutta quella che era l'area sotterranea dove ci stavano dentro gli sfruttatori delle prostitute, dove ci stavano dentro i senza tetto, è tutto diventata un'area aperta, non ci sono più quei mezzi cancelli, quelle mezze griglie che stavano sulle finestre tutte rotte, tutte fatte saltare, tagliate per poterci entrare all'interno, quindi che dire, molta più sicurezza così, vedremo che cosa ne verrà fuori, è già un bel passo in avanti anche questo. Vi ricordo che poi qua sopra c'era il famoso posteggio dell'amore, dove le prostitute venivano a consumare i loro rapporti sessuali, dove spesso veniva sversato anche materiale, quella balaustra che vedete dove c'è il cartello con il divieto di sosta. Adesso tutta l'area è stata messa in sicurezza, comunque è un'area di cantiere. Tra l'altro la scala, quella che vediamo in fondo, quella dove maggiormente scendevano le persone, era pericolosissima perché i gradini erano divelti, perché c'era spazzatura, feci, urina, c'era di tutto. Anche questa adesso è stata bloccata, vedremo cosa ne verrà fuori alla fine di questi lavori. Siamo lieti di comunicarvi a maggio del 2022 che comunque questo cattedrale nel deserto, questo angolo d'inferno della zona del QT8, forse prenderà una buona situazione. Però attenzione, noi finché non ci vediamo come San Tommaso, non ci mettiamo il naso, aspettiamo l'inaugurazione e vediamo come va dopo. Intanto per ora la situazione è questa qua. E da questo lato ancora si intravede la scritta mercato comunale, che era la scritta appunto che indicava che questo era un mercato comunale. Adesso lo vediamo tutto coperto appunto dai ponteggi,
con alle spalle la gru, si sente la gente che lavora dentro, insomma un bel passo in avanti rispetto a quelli che sono stati oltre 5-6 anni di totale decadimento e violenze all'interno di questa struttura. Scala lato sinistro, sempre del QT8 Mercato Comunale di Milano, abbandonato, anzi vissuto forse più del solito. Scendiamo, giugno 2020. QT8, siamo sotto il mercato comunale e questa è la struttura che abbiamo trovato aperta le ultime volte e che pensate che dopo 2 anni sia stata messa in sicurezza? Forse sì, forse no, per ora è aperta. Andiamola a vedere. Cari amici, come avete potuto vedere, siamo al mercato del QT8 nella parte di sotto. Qual è la parte di sotto? Quella dove ci sono anche i giovani, ragazzi, bambini che vengono a giocare e in questo periodo post-Covid chiaramente i parchi sono pieni. Questa è la struttura che accinge tutto il parco. Veramente una porcheria incredibile, ma non è finita qui. Andiamo. Parte sotterranea del mercato di QT8, quella che dà sul parco, siamo circa sul centro della struttura. Come potete vedere anche qui le inferriate sono state manomesse, hanno tenuto per ora, quindi diciamo che va bene. Però questo denota un'altra cosa, che manca sempre quel controllo umano delle persone che vengono a verificare le situazioni, che diciamo che sono il vero problema della sicurezza degli immobili abbandonati e dei quartieri a Milano. Andiamo avanti. Guarda Frank come concetta sulla scala. Dire schifo e dire poco. Questa è stata salvata perché si vede che ballava. Al piano di sotto di via Isernia, QT8 Mercato Comunale, sulla sinistra. Come potete vedere l'ambiente non è molto curato, per non usare parole ben peggiori, fogne, pietre, rifiuti. Vediamo invece la messa in sicurezza. Guarda Frank, qui è dove eravamo entrati insieme. Adesso qui è chiusa. Questa è la sicurezza. Questa c'è stato un tentativo di effrazione, però come potete vedere ha tenuto. Ha tenuto. La messa in sicurezza ha tenuto, la sella di questa bicicletta, che casualmente che bicicletta sarà? Oh oh! Sempre le note biciclette sharing che tanto piacciono al nostro sindaco e agli ecologisti. Ma proseguiamo, sempre lato sinistro che è il mercato di Otto. Scusa. Ecco, guardate qui. Qui dove eri entrato tu la seconda volta? Sì. È stata messa una saldatura per tenere la griglia che sembra abbia tenuto e qui vabbè sapete c'è questo rettangolo qui grigliato eccetera. QT8 lato giardino dove ci sono i bambini, bombola del gas, vabbè. Lato parco giochi dei bambini, siamo sempre al mercato del QT8, marzo 2021, Mobike buttata qui, Mobike buttata lì, chiaramente questa qui è stata sabotata totalmente e quella sella che vedrete nelle immagini è stata asportata da qua, infatti è senza sella. Qua un altro tentativo di effrazione, come vedete qualcuno ha cercato di entrare, questo non reggerà per molto, non so cosa ci andranno a fare, forse per dormire al coperto.
E purtroppo Milano dal punto di vista degli incivili e degli zozzoni è ancora piena, questo angolo dove c'era la scala sul laterale è tutto pieno di bottiglie di birra disseminate, segno che ancora qualcuno pensa che ci sia una discarica qui. Sicuramente ci vorrà una telecamera anche qui, sorveglianza come sempre, altrimenti una bella costruzione poi rimarrà circondata da tutto il pattume. Ma adesso usciamo e andiamo a vedere l'ultimo pezzo. E cari amici, anche per oggi, maggio 2022, City Report, Tullio Trapasso con Paolo Rusco nella camera, dal piano quartieri QT8 via Isernia, per ora è tutto, poi magari ritorneremo. Un saluto a tutti. City Report!